Alla sua morte William Pearl non lasciò granché. Il testamento, poi, fu quanto mai semplice. A parte qualche piccola cosa a certi parenti, la proprietà andava tutta alla moglie. Mrs. Pearl e il procuratore legale, nell'ufficio di quest'ultimo, studiarono la situazione e quando ebbero finito, la vedova fece per andare. A quel punto, da una cartella sulla scrivania, il procuratore tirò fuori una busta e la consegnò alla cliente. «Ho l'incarico di consegnargliela», spiegò. «Ce l'ha mandata suo marito poco prima di morire». Era un uomo pallido e compassato, il procuratore, e per rispetto verso la vedova parlava tenendo il capo reclino e gli occhi abbassati. «Deve trattarsi di qualcosa di personale, Mrs. Pearl. Certamente vorrà portarsela a casa per leggerla quando è sola». Mrs. Pearl prese la busta e se ne andò. Fuori, in strada, si fermò un attimo a palpare la busta. Una lettera di addio di William? Probabile. E come poteva essere, se non fredda e informale? William era assolutamente incapace di comportarsi in modo diverso. In vita sua non aveva mai fatto niente che non fosse più che formale. «Mia cara Mary, confido che non ti lascerai sconvolgere molto dalla mia dipartita da questo mondo, che non lo permetterai, ma che continuerai invece a osservare quelle regole e quei precetti che ti hanno sempre guidata e così bene durante tutto il nostro sodalizio. Sii diligente e dignitosa in tutto, col denaro sii parsimoniosa e attenta a non eccetera, eccetera, eccetera». Insomma, una tipica lettera di William. O non poteva darsi che all'ultimo momento fosse finalmente crollato e le avesse scritto qualcosa di molto bello? Magari una missiva piena di tenerezze, una specie di lettera d'amore, una bella affettuosa lettera di ringraziamento per tutto quanto lei gli aveva dato in quei 30 anni di vita in comune, per i milioni di camicie stirate, i milioni di pasti cucinati, i milioni di letti rifatti. Qualcosa che lei potesse rileggersi ogni giorno, almeno una volta al giorno, che potesse conservare per sempre in una scatola insieme alla bigiotteria. Chi può dire di cosa è mai capace uno in punto di morte? Si disse Mrs. Pearl, cacciandosi la busta sotto al braccio e affrettandosi verso casa. Aperta la porta, andò dritto nel soggiorno, dove sedette sul divano senza togliersi cappello e cappotto. Poi aprì la busta e ne tirò fuori il contenuto. Questo, vide, consisteva di una 15ina, se non una 20ina, di fogli ripiegati e fermati nell'angolo in alto a sinistra con un fermaglio. Ogni foglio era coperto dalla calligrafia minuta e chiara, leggermente inclinata di lato, che lei conosceva tanto bene. Ma quando notò quanta ce n'era in quei fogli, quando notò che il tono era quello addirittura di una lettera d'affari e che il preambolo non era certo quello comunemente cortese di una qualsiasi lettera, cominciò ad avere qualche sospetto. Distolse lo sguardo dai fogli, accese una sigaretta, tirò una boccata e l'appoggiò sul bordo del portacenere. «Se è quello che sospetto, io non voglio nemmeno leggerla», si disse. «Ci si può rifiutare di leggere la lettera di un morto?» «Ah sì?» «Beh...» Lo sguardo le corse alla poltrona vuota di William, all'altro lato del camino. Una grossa poltrona di pelle marrone, con un incavo al centro del sedile, prodotto dalle sue natiche in tutti quegli anni. Più su, sullo schienale, dove poggiava la testa, la pelle presentava una chiazza scura, ovale. Sedeva sempre su quella poltrona a leggere, mentre lei sedeva di fronte a lui sul divano, a cucire qualche bottone o a rammendare calzini, o a mettere una toppa al gomito di qualche giacca di lui. Ogni tanto un paio d'occhi si staccavano dal libro e si posavano su di lei, attenti e guardinghi, e tuttavia stranamente distaccati, come se riflettesse, calcolasse chissà cosa. Quegli occhi, in verità, non le erano mai piaciuti, con quella profonda ruga di disapprovazione in mezzo. Per tutta la vita non aveva fatto altro che tenerla d'occhio.
anche ora, dopo una settimana che era sola in quella casa, aveva a volte la sgradevole sensazione che fossero ancora lì quegli occhi, che la seguissero dappertutto, che la fissassero da una soglia, da una poltrona vuota, addirittura attraverso la finestra di notte. Allungò lentamente la mano verso la borsetta, tirò fuori gli occhiali e li inforcò. Poi, reggendo in alto i fogli, in modo che l'ultima luce della sera che entrava dalla finestra alle sue spalle li illuminasse, lesse: «Questi appunti, mia cara Mary, sono diretti esclusivamente a te e ti verranno consegnati poco dopo che me ne sarò andato. Non allarmarti alla vista di tutti questi fogli. Si tratta solo di un tentativo da parte mia di spiegarti con esattezza che cosa sta per farmi Landi e perché mai gli ho consentito di farmelo. E ancora, quali sono le sue teorie e le sue speranze. Sei mia moglie, hai diritto di saperle queste cose. In realtà devi saperle. Nel corso di questi ultimi giorni ho cercato in ogni modo di parlarti di Landi, ma tu ti sei fermamente rifiutata di ascoltarmi. E questo, te l'ho già detto, è un certo atteggiamento molto sciocco da parte tua e a mio parere anche per nulla altruista. È dettato soprattutto dall'ignoranza e la mia convinzione è che se fossi informata di tutto, dall'inizio alla fine, cambieresti immediatamente opinione. Per questo ho la speranza che quando non sarò più al tuo fianco e la tua mente sarà meno distratta, vorrai darmi ascolto attraverso la lettura di queste pagine. Ti assicuro, e potrei addirittura giurarlo, che quando avrai letto la mia storia, quel senso di ripulsa svanirà per essere sostituito dall'entusiasmo. Oso persino sperare che arriverai ad essere fiera di ciò che ho fatto. Leggendomi, devi perdonarmi, se puoi, la freddezza con la quale scrivo, ma non conosco altro modo per esprimermi con la massima chiarezza. Sai, con l'avvicinarsi della mia ora finisco col traboccare, ed è naturale, d'ogni forma di sentimentalismo che esiste sotto il sole. Ogni giorno, soprattutto la sera, divento sempre più stranamente ansioso e se non mi controllassi inonderei queste pagine d'ogni forma di emozione. Provo il desiderio, per esempio, di scrivere qualcosa sul tuo conto, di dire che brava moglie sei stata con me in tutti questi anni, ma mi riprometto che se ci sarà il tempo e se ne avrò la forza dopo, alla fine lo farò. Mi piacerebbe anche parlare di questa Oxford, la mia Oxford, dove ho vissuto e insegnato negli ultimi 17 anni. Mi piacerebbe accennare alla sua magnificenza, spiegare, se ci riuscissi, che cosa ha significato avere il privilegio di lavorarci. Tutte le cose e i luoghi che ho tanto amato continuano a tornarmi alla mente ora, in questa triste stanza. Loro invece rifulgono di luce e bellezza, come sempre, e proprio oggi, chissà perché, li ricordo e li vedo con più chiarezza che mai. Il sentiero che gira intorno al lago nei giardini del Worcester College, lungo il quale passeggiava Lovelace, il viale d'accesso a Pembroke, la vista sulla parte occidentale della città dalla Magdalen Tower, la grande aula di Christchurch, il piccolo giardino alla giapponese del St. John, dove ho contato più di una dozzina di varietà di campanule, compresa la bella e rara Waldensteiniana. Ecco, vedi, non ho neanche cominciato e già sono caduto nella trappola. Andiamo avanti, invece, e leggi piano, mia cara, senza quel senso di dispiacere o di disapprovazione che potrebbero ostacolarti la comprensione. Promettimi che leggerai piano e che prima di cominciare disporrai il tuo animo all'obiettività e alla pazienza. Conosci già i particolari del male che mi ha colpito in maniera tanto improvvisa a metà della mia vita, quindi non perderò tempo a parlarne. Ammetterò solo e immediatamente
che sono stato uno sciocco a non andare prima dal dottore. Il cancro è una delle poche malattie rimaste che le medicine di oggi non riescono a curare. Un chirurgo può operare se non si è diffuso molto, ma nel mio caso non solo l'ho trascurato, ma esso ha avuto la sfrontatezza di attaccarmi al pancreas, rendendo impossibili e un'operazione e la sopravvivenza. E così mi sono ritrovato con qualcosa come un 6 mesi ancora di vita e una malinconia, una nostalgia che cresceva di ora in ora. Ma ad un tratto ecco che arriva Landy. È stato 6 settimane fa, un martedì mattina, prestissimo, molto prima dell'ora della tua visita, e nel momento stesso in cui lui comparve, capii che nella stanza era entrato come un vento di follia. Non entrò in punta di piedi, impacciato, senza sapere cosa dire, come tutti quelli che vengono a trovarmi. No, entrò a grandi passi, sorridente, s'avvicinò al letto e rimase lì a guardarmi, mandando lampi dagli occhi, e disse: «William, ragazzo mio, è proprio perfetto. Sei proprio quello che cercavo». Sarà forse bene spiegarti a questo punto che sebbene John Landy non sia mai venuto a casa nostra e tu non l'abbia mai o quasi mai visto, negli ultimi 9 anni io invece sono stato in termini molto amichevoli con lui. Naturalmente sono innanzitutto un insegnante di filosofia, ma come sai, ultimamente mi sono occupato parecchio anche di psicologia. Quindi gli interessi di Landy e miei si sono, per così dire, incontrati. Lui è un grande neurochirurgo, uno dei migliori, e negli ultimi tempi ha avuto la bontà di sottopormi i risultati di certi suoi lavori, specie sui diversi effetti delle lobotomie prefrontali nei vari tipi di psicopatie. Puoi immaginare, quindi, che quando quel martedì mattina venne da me, non eravamo affatto due estranei. «Stai a sentire», disse accostando una sedia al letto. «Tra qualche settimana sarai morto. Dico bene?» Fatta da lui, un'osservazione del genere non risultava particolarmente brusca o violenta. In un certo senso, era quasi addirittura un sollievo avere in quella stanza un ospite abbastanza coraggioso da affrontare l'argomento proibito. «Tirerai le cuoia proprio qui, in questa stanza, dopodiché ti cremeranno». «Seppelliranno», corressi io. «Peggio ancora, e poi sei convinto che andrai in cielo?» «Ne dubito, anche se l'idea mi sarebbe di conforto. Oppure all'inferno. Non vedo perché dovrebbero mandarmici. Non si sa mai, mio caro William». «Ma di che cosa si tratta?» chiesi. «Beh», rispose, e vidi che mi fissava. «Personalmente, non credo che dopo morto sentirai mai più parlare di te. A meno che...» E a questo punto si interruppe, sorrise e si avvicinò un po' di più. «A meno che, naturalmente, tu non abbia il buon senso di metterti nelle mie mani. Ti va di prendere in considerazione una proposta?» Da come mi guardava e studiava, valutava, con una stranissima e incomprensibile avidità, si sarebbe detto che non fossi altro che una bistecca sul bancone del macellaio, che lui aveva comprato e che aspettava che venisse incartata. «Sto parlando molto seriamente, William. Ti va di prendere in considerazione una proposta?» «Non so di cosa stai parlando. E allora stammi a sentire, te lo spiego. E stai a sentire. Vai avanti se vuoi. Non credo che abbia molto da perdere ad ascoltarti. Al contrario, hai molto da guadagnare, soprattutto dopo che sarai morto». Sono sicuro che si aspettava che facessi un salto nel letto a quelle parole. Invece, chissà come e perché, in un certo senso me lo aspettavo. Rimasi immobile guardandolo in faccia e studiando quel suo ampio sorriso, che sempre rivelava il gancio dorato di una protesi intorno al canino superiore di sinistra.
Si tratta di una cosa, William, alla quale sto lavorando, diciamo in silenzio, da alcuni anni. Un paio di colleghi qui in ospedale mi hanno aiutato, soprattutto Morrison, e abbiamo portato a termine, con un certo successo, un paio di prove con animali di laboratorio. È una grossa idea, e sulle prime potrà risultare più o meno inverosimile, ma dal punto di vista chirurgico non dovrebbero esserci motivi perché non sia grosso modo realizzabile. Si sporse verso di me e poggiò entrambe le mani sul bordo del letto. Aveva una bella faccia, bella ossuta direi, senza quella certa aria che hanno sempre i medici. Quel loro sguardo che sfavilla come un'insegna elettrica che dica «solo io posso salvarti». Gli occhi di John Landy invece erano grandi e vividi e dentro vi lampeggiava l'entusiasmo. «Molto tempo fa», disse, «vidi un breve filmato medico portato dalla Russia. Era abbastanza raccapricciante, ma al tempo stesso interessante». Mostrava la testa di un cane completamente staccata dal corpo, nella quale però la circolazione sanguigna era mantenuta attraverso le arterie e le vene per mezzo di un cuore artificiale. Ora, e il punto è che quella testa, tenuta lì, isolata su una specie di vassoio, era viva. Il cervello funzionava, lo dimostrava una serie di test. Per esempio, spalmando del cibo sulle labbra della bestia, la lingua veniva fuori e lo leccava. Se qualcuno si muoveva per la stanza, gli occhi lo seguivano. Dal che sembrava ragionevole concludere che la testa e il cervello di quel cane non avevano bisogno di essere attaccati al resto del corpo per rimanere vivi. Ammesso naturalmente che venissero riforniti, nella giusta misura, di sangue ossigenato. E allora l'idea che mi si sviluppò alla vista di quel filmato fu che doveva essere possibile rimuovere il cervello da un cranio umano e tenerlo in vita, facendolo funzionare come un'unità indipendente per un periodo di tempo illimitato dopo la morte dell'individuo. Il tuo cervello, per esempio, dopo che sarai morto. Non mi piace. Osservai. Non interrompermi, William. Fammi finire. Posso affermare, in base ai successivi esperimenti da me fatti, che il cervello è un organo particolarmente autosufficiente. Fabbrica da sé il proprio liquido cerebrospinale. I magici processi del pensiero e della memoria che vi hanno luogo chiaramente non vengono impediti dall'assenza degli arti o del tronco o persino del cranio, purché, come dicevo, continui a pomparci nelle giuste condizioni la giusta quantità di sangue ossigenato. Mio caro William, pensa solo per un istante al tuo cervello. È in perfette condizioni, in gran forma, colmo delle conoscenze ed esperienze di tutta una vita. Ti sono corsi anni di lavoro per farne quello che è ora. Comincia appena a fornirti qualche ottima idea originale. Eppure presto dovrà morire insieme al resto del corpo, semplicemente perché il tuo stupido pancreas è pieno di cancro. Grazie, disse a questo punto. Puoi concludere qui. È un'idea repellente e anche se tu potessi realizzarla, cosa di cui dubito, non servirebbe a niente. A che servirebbe infatti tenermi vivo il cervello se non posso parlare, vedere o sentire? Personalmente non riesco a pensare a niente di più spiacevole. Io credo che tu possa comunicare con noi, rispose lui, e che sia possibile persino darti una certa vista. Ma procediamo per gradi, a questo ci arriviamo dopo. Rimane però il fatto che presto morirai, qualunque cosa accada. E la mia idea è che non ti si farà niente se non dopo che sei morto. Ah, via, William, un vero filosofo non può rifiutarsi d'offrire il proprio corpo da morto alla causa della scienza. La questione non sta esattamente in questi termini, obiettai. A me sembra che quando tu avrai finito di manipolarmi, ci saranno dei dubbi sul fatto che io sia vivo o morto. Beh, ammise con un sorrisetto,
Immagino che su questo punto tu abbia ragione, ma non credo che prima di averne saputo di più tu debba bocciare la proposta con tanta fretta. Ho detto che non voglio sentirne parlare. Prendi una sigaretta. Mi offrì il portasigarette. Non fumo, lo sai. Lui ne prese una per sé e l'accese con un accendino d'argento, non più grande di una moneta da uno scellino. Un regalo di quelli che fabbricano gli strumenti che adopero, spiegò. Ingegnoso, vero? Esaminai l'accendino e poi glielo restituì. Posso andare avanti? Preferirei di no. Sta buono e ascolta. Credo che lo troverai interessante. Abbastanza. Su un piatto sul comodino accanto al letto c'era qualche grappolo d'uva. Mi poggiai il piatto sul petto e mi misi a mangiare l'uva. Al momento della morte, continuò lui, dovrei essere presente, in modo da intervenire immediatamente per cercare di tenerti vivo il cervello. Vuoi dire che lo lasceresti nella testa? Agli inizi sì, devo. E dopo, dove lo metteresti? Se proprio vuoi saperlo, in una bacinella. Stai parlando sul serio? Certo, sono serissimo. Va bene, vai avanti. Immagino che saprai che quando il cuore si ferma, il cervello viene privato di sangue fresco e ossigeno, i suoi tessuti muoiono rapidamente. Nel giro di 5-6 minuti muore. Anche 3 minuti bastano a produrre non pochi danni, quindi dovrò intervenire immediatamente per impedire che ciò accada. Ma con l'aiuto della macchina la cosa dovrebbe essere facile. Quale macchina? Il cuore artificiale. Noi qui abbiamo una bella versione di quello costruito in origine da Alexis Carrel e Lindbergh. Ossigena il sangue, lo tiene alla temperatura giusta, lo pompa alla pressione giusta e fa una quantità di altre piccole cose indispensabili. Davvero non è molto complicato. Dimmi che cosa farai al momento della morte, chiesi. Qual è la prima cosa che farai? Sai niente dell'impianto vascolare venoso del cervello, William? No. Allora sta a sentire, non è difficile. Il rifornimento di sangue al cervello avviene attraverso due vie principali, le arterie carotidi interne e le arterie vertebrali. Ce ne sono due di ognuna, quindi 4 arterie in tutto. Ci sei? Sì. Il sistema d'uscita è ancora più semplice. Il sangue viene portato via solo da 2 grosse vene, le giugulari interne. In sostanza tu hai 4 arterie che van su, attraverso il collo naturalmente, e 2 vene che vengono giù. Intorno al cervello, va da sé, si suddividono in tanti altri canali, ma questo non ci riguarda, noi non li tocchiamo. Va bene, immagino allora che io sia appena morto. E cosa fai? Ti apro immediatamente il collo e isolo le 4 arterie, le carotidi e le vertebrali. Quindi vi faccio una perfusione, vale a dire vi infilo dentro un grosso ago a ognuna di esse. Questi 4 aghi sono collegati per mezzo di alcuni tubi al cuore artificiale, dopodiché, senza perder tempo, distacco sia la vena giugulare destra che la sinistra e le collego alla macchina per completare il circuito. A questo punto accendo la macchina, che è già riempita del tipo di sangue giusto, ed è fatta. Il tuo cervello ha di nuovo la sua circolazione. Sarò come quel cane russo. Ah, non credo. Innanzitutto, quando muori, perdi completamente coscienza e dubito che per un bel po' la riprenderai. Se mai la riprenderai, ma cosciente o no, sarai in una posizione abbastanza interessante, non trovi? Il tuo corpo sarà morto e il cervello invece vivo. Landy fece una pausa per assaporarsi quella piacevole prospettiva. Era così preso, affascinato da quell'idea, che evidentemente gli risultava difficile pensare che io non provassi altrettanto. A questo punto possiamo permetterci di prendercela con calma, disse, e credimi, ne avremo bisogno. La prima cosa che facciamo ora è di portarti nella sala operatoria, sempre accompagnato dalla macchina, naturalmente, la quale non deve mai smettere di pompare.
Il prossimo passo? Va bene, basta così. I particolari non mi interessano. Ah, ti interessano invece. È importantissimo che tu sappia con esattezza che cosa ti succede, dall'inizio alla fine. Sai, dopo, quando avrai ripreso coscienza, dal tuo punto di vista sarà più soddisfacente se potrai ricordare esattamente dove sei e come ci sei arrivato. Devi saperlo, non fosse altro che per la tua tranquillità mentale. Non sei d'accordo? Stavo lì steso, immobile, e lo guardavo. Il passo successivo, dunque, sarà quello di rimuoverti il cervello, intatto e in perfette condizioni, dal corpo morto. Il corpo non serve più, in effetti ha già cominciato a decomporsi. Inutili sono anche il cranio e il viso. Rappresenterebbero un ingombro, quindi non li voglio d'attorno. Quello che voglio, quello che mi serve, è il cervello. Il bel cervello, ripulito, vivo e perfetto. Quindi, una volta sistematoti sul tavolo operatorio, prenderò una sega, un seghetto elettrico, e procederò all'asporto dell'intera calotta cranica. A questo punto sarai sempre privo di coscienza, quindi non starò a perdere tempo con gli anestetici. Un corno! Lo perdi questo tempo! Esclamai. Sarai freddo e insensibile, te lo assicuro, William. Non dimenticare che sei morto da alcuni minuti. Nessuno mi segherà nessuna calotta cranica senza anestetici, ribadì. Landy si strinse nelle spalle. Per me è indifferente. Se vuoi, ti darò volentieri un po' di procaina. Se la cosa ti rende più felice, infiltrerò di procaina tutta la calotta, tutta la testa dal collo in su. Ah, grazie assai. Sai, proseguì lui, è straordinario ciò che succede a volte. La settimana scorsa appena portarono un tale privo di coscienza. Gli apro la testa senza nessun anestetico e rimuovo un piccolo grumo di sangue. Stavo ancora lavorando all'interno del cranio quando quello si sveglia e comincia a parlare. «Dove sono?» chiede. «In ospedale?» «Beh, fa lui. Strano!» «Dica!» gli chiedo a questo punto. «Le dà fastidio quello che sto facendo?» «No, per niente. Cosa sta facendo?» «Le sto togliendo un grumo di sangue dal cervello.» «Cosa sta facendo?» «Stia buono adesso, non si muova, ho quasi finito.» E così è lui, il grumo, il bastardo che mi ha dato tutti quei mal di capo, fa lui. Landy si interruppe e sorrise al ricordo. Questo è parola per parola ciò che disse quel tale, proseguì. Anche se poi il giorno dopo non ricordava più niente del fatto. Strana cosa il cervello. Mi farai la procaina? Come vuoi, William. Dunque, dicevo, dopo... prendo un seghetto elettrico e pian piano ti rimuovo l'intera calotta cranica, tutta quanta. Questo esporrà tutta la parte superiore del cervello, o meglio la copertura esterna nella quale è avvolto. Magari non lo sai, ma intorno al cervello ci sono tre coperture distinte. Quella esterna, che si chiama dura madre o dura, poi quella di mezzo, che si chiama aracnoideo, e quella interna, che si chiama pia madre o pia. La gente in genere ha la convinzione che il cervello sia una cosa nuda che galleggia in un liquido nel cranio. Niente di tutto questo, è bene avvolto in queste tre forti coperture e in realtà il liquido cerebro-spinale si trova nell'interstizio tra le due coperture interne, noto come spazio subaracnoideo. Come ti dicevo prima, questo liquido è fabbricato dallo stesso cervello e si sparge per osmosi. Si diffonde nel sistema venoso. Personalmente, non toccherei nessuna delle tre coperture. Non hanno infatti dei bei nomi. Dura, aracnoideo e pia. Le lascerei intatte. E ci sono molti motivi validi per questo, non ultimo tra i quali il fatto che entro la dura corrono i canali venosi che portano il sangue dal cervello alla giugulare. Ora, proseguì,
Abbiamo staccato la parte superiore della tua volta cranica, esponendo così la parte superiore del cervello, avvolta nella sua copertura esterna. Il passaggio successivo è in effetti un tantino complicato. È staccare tutto il malloppo e asportarlo, lasciando i tronconi delle quattro arterie e delle due vene appese di sotto, per collegarli alla macchina. È un'operazione complicatissima e lunghissima, che comporta un bel po' di lavoro di tagli e nodi su una quantità di vasi sanguigni. L'unico modo per farlo, con una certa speranza di successo, è per mezzo di una pinza ossivora, che a poco ti attacca al resto del cranio, staccandolo verso il basso lentamente, come la buccia di un'arancia, finché tutte le parti laterali e inferiori della copertura cerebrale sono completamente esposte. I problemi che ne derivano sono squisitamente tecnici e quindi non te ne parlerò, ma sono più che sicuro che il lavoro nel suo insieme può essere fatto. È solo questione di abilità chirurgica e di pazienza. E non dimenticare che avrò tutto il tempo che voglio, perché nel frattempo il cuore artificiale continua a pompare, lì accanto al tavolo operatorio, mantenendo in vita il cervello. Ora, mettiamo che io sia riuscito a sbucciarti il capo e a rimuovere tutto ciò che circonda il cervello. A questo punto esso è collegato al corpo soltanto alla base, soprattutto per mezzo della colonna vertebrale, delle due grosse vene e delle quattro arterie che lo riforniscono di sangue. Cosa faccio a questo punto? Sego la colonna vertebrale, proprio sopra la prima vertebra cervicale, badando bene a non danneggiare le due arterie vertebrali che si trovano lì vicino. Devi però ricordare che la dura o copertura esterna è aperta in quel punto per ricevere la colonna vertebrale, quindi devo chiudere questa apertura cucendo insieme i due lembi della dura, ma questo non è un problema. Ora però devo essere pronto per la fase finale. Accanto, su un tavolo, avrò pronto un bacile di forma speciale e pieno di quella che chiamiamo la soluzione del Ringer. È un liquido speciale che usiamo in neurochirurgia per irrigazioni. Adesso stacco del tutto il cervello, tagliando le vie di rifornimento delle vene e delle arterie, dopodiché non faccio altro che raccoglierlo con le mani e trasferirlo nel bacile. È questo il solo momento, insieme all'altro, di tutta l'operazione in cui l'afflusso del sangue viene interrotto. Ma una volta che il cervello è nel bacile, ci vuole un attimo per riconnettere i monconi delle arterie e delle vene al cuore artificiale. Ed eccoci qui, dunque. Il tuo cervello è ora nel bacile e vive ancora. E non c'è motivo al mondo per cui non debba continuare a vivere per un bel po', anni e anni magari, purché si abbia cura della macchina e dell'afflusso di sangue. Ma funzionerà. Mio caro William, come faccio a saperlo? Non so neppure se riprenderà mai coscienza. E se la riprende, sarebbe meraviglioso. Davvero, devo ammettere che avevo i miei dubbi. Meraviglioso, certo. Piazzato in quel bacile, con tutto il processo mentale che lavora alla perfezione, con i pensieri, con i ricordi, senza poter vedere né sentire, annusare o parlare, senza sensazioni. «Ah!» esclamò lui. «Lo sapevo che mi sarei dimenticato qualcosa. Non ti ho detto dell'occhio. Sta a sentire. Voglio provare a lasciarti intatto uno dei nervi ottici insieme con l'occhio. Il nervo ottico è un affarino dello spessore più o meno di un termometro clinico, solo un po' più corto, e va dal cervello all'occhio. La bellezza del fatto è che non si tratta affatto di un nervo, è un'emanazione dello stesso cervello. E la dura o copertura cerebrale si estende lungo di esso e si attacca al bulbo. La parte posteriore dell'occhio è così, in stretto contatto col cervello e il liquido cerebrospinale, vi affluisce dritto dentro. Questo soddisfa perfettamente il mio scopo e rende ragionevole la supposizione che sia possibile conservarti uno degli occhi.
Ho già pronta una scatolina di plastica per metterci eventualmente dentro il bulbo oculare, come in un'orbita, e così, quando il tuo cervello sarà nel bacile, immerso nella soluzione del Ringer, l'occhio, nella sua scatolina, galleggerà sulla superficie del liquido. E fisserà il soffitto. Osservai. Beh, immagino di sì. Temo che non ci saranno muscoli a muoverlo, ma può essere anche divertente starsene lì, tutto tranquillo e comodo, a sbirciare il mondo dall'interno del bacile. Ah, sì, uno spasso. Perché non mi lasci anche un orecchio? Ah, per questa volta non farei anche la prova dell'orecchio. Voglio un orecchio, dissi. Insisto per un orecchio. No, voglio ascoltare Bach. Tu non ti rendi conto di come sarebbe difficile, disse Landi gentilissimo. Il complesso uditivo, si chiama coclea, è un meccanismo molto più delicato dell'occhio. Inoltre è incassato nell'osso, quindi fa parte del nervo acustico che lo collega al cervello. Non riuscirei mai e poi mai a staccarlo lasciandolo intatto. Non potresti lasciarlo incassato nell'osso e mettere l'osso nel bacile? No, tutta la cosa è già complicata di per sé. In ogni modo, se l'occhio funziona, che importanza ha sentire anche? Ti possiamo sempre mostrare dei messaggi da leggere. Lascia che sia io a decidere ciò che è possibile e ciò che non lo è. Io non ho ancora detto che acconsento. Lo so, William, lo so. Non sono sicuro che l'idea mi piaccia. E preferisci morire del tutto? Forse. Ancora non lo so, però. Non sarei in grado di parlare, no? No, di certo. E allora? E allora come comunicherei con te? Come farai a sapere che sono cosciente? Non è un problema per noi sapere se hai riacquistato o no coscienza. Ce lo dirà un normale elettroencefalogramma. Ci attaccheremo degli elettrodi direttamente ai lobi frontali del cervello, lì nel bacile. E lo saprai davvero? Ah, oh, certo, in qualsiasi ospedale sarebbero in grado di farlo. Rimane però il fatto che non potrei comunicare con te. Per la verità, credo che invece potrai. C'è un tale qui a Londra, un certo Wertheimer, che si occupa con risultati interessanti della comunicazione del pensiero. Mi metterò in contatto con lui. Lo sai, vero, che quando pensa il cervello emette scariche elettriche e chimiche e che queste scariche vengono emesse sotto forma di onde, più o meno simili alle onde radio? Sì, mi sembra. Bene, Wertheimer ha costruito un apparecchio più o meno simile a un encefalografo, ma molto più sensibile. E sostiene che entro ben determinati limiti, questo apparecchio è per lui un aiuto a interpretare quello che un cervello effettivamente pensa. Produce questo apparecchio una specie di grafico che a quanto pare è decifrabile in parole o pensieri. Vuoi che chieda a Wertheimer di venire a darti un'occhiata? No, dissi. Stava già dando per scontato che avrei aderito a quella faccenda e la cosa mi indisponeva. Ora vattene e lasciami solo, gli dissi. Non otterrai nulla forzandomi la mano. S'alzò immediatamente e attraversò la stanza. Una domanda. Si fermò con la mano sulla maniglia. Sì, William? Semplicemente questo. Credi sinceramente che quando il cervello si troverà in quel bacile, la mia mente sarà in grado di funzionare esattamente come fa in questo momento? Credi davvero che sarai in grado di pensare e ragionare come adesso? E la memoria conserverà tutta la sua efficienza? Non vedo perché no, rispose. È lo stesso cervello, identico, è vivo, intatto. In effetti è completamente intatto, non avremo aperto nemmeno la dura. Naturalmente la differenza starà nel fatto che avremo tagliati tutti i nervi, tranne quello ottico, che sono collegati ad esso. Il che significa che il tuo pensare non sarà più influenzato dai sensi. Vivrai in un mondo straordinariamente puro e distaccato. Niente ti importerà più.
neppure il dolore. Questo infatti non potrai assolutamente provarlo, perché non avrai più i nervi con cui provarlo. Niente preoccupazioni, né paure, dolori, fame, sete, niente di tutto questo. Neppure desideri, solo i tuoi ricordi e i tuoi pensieri. E si dà il caso che l'occhio funzioni. Potrai leggere libri. A me sembra assolutamente piacevole. Davvero, eh? Certo, William, piacevole, particolarmente per un professore di filosofia. Sarà una straordinaria esperienza. Potrai riflettere sulle cose del mondo con un distacco e una serenità che nessun uomo ha mai conosciuto finora. E chissà che cosa ne verrà fuori. Ti potranno venire grandi pensieri e grandi soluzioni, grandi idee che potranno rivoluzionare il nostro modo di vivere. Prova a immaginare, se ci riesci, il grado di concentrazione che riuscirai a raggiungere. E di frustrazione. Sciocchezze. Non possono esserci frustrazioni. Non puoi avere frustrazioni senza desideri. E di desideri tu non ne avrai nessuno. In ogni modo, nessun desiderio fisico. Sarò certamente in grado di ricordare la mia vita passata. Potrò desiderare di ritornare al mondo. Cosa? In questa bolgia? Lasciare quel comodo bacile per ritornare in questo manicomio? Un'altra domanda. Per quanto tempo, secondo te, potrai continuare a tenerlo in vita? Il cervello? Chissà, probabilmente per anni ed anni. Le condizioni saranno ideali. Grazie al cuore artificiale mancheranno la maggior parte dei fattori che causano il deterioramento. La pressione del sangue rimarrà sempre costante, cosa impossibile nella vita reale. Anche la temperatura rimarrà costante. La composizione chimica del sangue sarà pressoché perfetta. Non conterrà impurità, niente virus, niente batteri, niente. Naturalmente è sciocco pensarlo, ma credo che in quelle condizioni un cervello possa vivere un 200 o 300 anni. Ora ti saluto, aggiunse. Farò un salto a vederti domani. E uscì in gran fretta, lasciandomi, come immaginerai, in uno stato d'animo abbastanza sconvolto. La mia primissima reazione quando fu scomparso fu di repulsione nei riguardi dell'intera faccenda. In un certo senso non m'attirava affatto. C'era qualcosa di fondamentalmente sgradevole nell'idea che, con tutte le mie facoltà mentali intatte, venissi ridotto a un semplice malloppo galleggiante in un bacile. Era un'idea mostruosa, oscena, empia. E un'altra cosa mi perseguitava, il senso di impotenza che avrei provato una volta che Landy m'avesse messo nel bacile. Sarebbe stato impossibile ritornare indietro, anche protestare o spiegare. Sarei rimasto bloccato per tutto il tempo in cui mi avrebbero tenuto in vita. E se, per esempio, non fossi riuscito a sopportarlo, a resistere? Se fosse risultato terribilmente penoso? Se fossi diventato isterico? Niente gambe con cui scappare, niente voce con cui urlare, niente. Solo stringere i denti e sopportare per i prossimi 2 secoli. Senza neppure una bocca per stringere i denti. A questo punto fui colto da uno strano pensiero. Questo, uno a cui abbiano amputato una gamba, non ha spesso la sensazione che la gamba sia ancora lì. Non dice all'infermiera che l'alluce che non ha più gli prude da impazzire o cose del genere. Proprio di recente, credo, avevo sentito raccontare qualcosa di simile. Benissimo, per lo stesso motivo, non era forse possibile che il mio cervello, lasciato a galleggiare tutto solo in quel bacile, finisse col provare la stessa sensazione? La stessa illusione a proposito del mio corpo.
In tal caso sarei stato invaso dalle mie solite sofferenze, dai miei dolori, e non avrei potuto prendere neppure un'aspirina per alleviarli. A un certo momento mi sarei immaginato d'avere uno di quei noiosi crampi alla gamba o allo stomaco, e un attimo dopo, capacissimo che avrei avuto la sensazione che la mia povera vescica, mi conosci, fosse così piena che se non l'avessi vuotata in fretta sarebbe scoppiata. Per l'amor di Dio! Rimasi lì a lungo a pensare questi orribili pensieri. Poi, di colpo, verso mezzogiorno, il mio stato d'animo cominciò a cambiare. Presi a preoccuparmi meno degli aspetti spiacevoli della cosa e mi ritrovai a considerare la proposta di Landi sotto una luce più ragionevole. Dopotutto, mi chiesi, non dava un certo conforto l'idea che il cervello non morisse necessariamente insieme col corpo, per scomparire senza lasciar traccia nel giro di qualche settimana. Altro che. Vado piuttosto fiero del mio cervello. È un organo sensibile, lucido e superiore. Conserva una prodigiosa quantità di informazioni ed è ancora capace di produrre teorie piene di fantasia e originalità. Come cervello è proprio buono, mi dicevo. Mentre il corpo, il mio povero vecchio corpo, quella cosa che Landi vuol buttar via, beh, persino tu, mia cara Mary, dovrai ammettere che non possiede proprio niente che valga la pena di conservare. Stavo disteso in quel letto supino e mangiavo uva. Era buonissima. Poi mi tolsi di bocca tre semini e li poggiai sul bordo del piatto. «Lo farò», dissi con calma. «Sì, sì, santo cielo, lo farò. Domani, quando Landi torna, gli dico senz'altro che ci sto». Così, all'improvviso, e da quel momento mi son sentito molto meglio. Sorpresi tutti ingurgitando un enorme pasto a colazione, e subito dopo arrivasti tu. Venisti a trovarmi, come al solito. Quanto fosse migliorato il mio aspetto, la mia cera, me lo dicesti tu immediatamente. Ero più vispo, più allegro, in un certo senso. Era successo qualcosa, c'erano novità. Ah, sì, risposi io. E poi, se ben ricordi, ti pregai di sederti, di metterti comoda, e presi a spiegarti subito, nel modo migliore che mi riuscì, la novità che c'era nell'aria. Ma ahimè, non volesti saperne. Avevo appena cominciato a spiegarti particolari più semplici, che ti infuriasti e dicesti che la cosa era disgustosa, orribile, inimmaginabile. E quando provai a continuare, lasciasti la stanza. Bene, Mary. Come sai, da allora ho tirato in ballo l'argomento molte volte, ma tu puntualmente ti rifiutavi di ascoltare. Perciò questo scritto, e voglio sperare che tu abbia il buon senso di leggerlo sino alla fine. Scriverlo mi ha preso molto tempo. Ormai sono passate 2 settimane da quando ho scritto la prima frase, e sono molto più debole di allora. Certamente non ti dirò addio, perché c'è una possibilità, una lontana possibilità, che se Landi riesce in questa sua impresa, io potrò effettivamente vederti dopo. Questo naturalmente se te la sentirai di venire a trovarmi. Darò ordine che queste pagine ti vengano consegnate solo 1 settimana dopo la mia dipartita. Quindi, in questo momento, mentre mi leggi, saranno già passati 7 giorni da quando Landi avrà completato la sua opera. Magari saprai già con quale risultato. Se non lo sai, se ti sei tenuta di proposito in disparte, rifiutandoti di averci minimamente a che fare, ciò che sospetto avrai fatto. Ti prego, cambia idea ora. E chiama Landi. Chiedigli come sono andate le cose.
È il minimo che puoi fare. Gli ho detto che poteva aspettarsi una tua telefonata il settimo giorno. Il tuo fedele marito William. Post scriptum. Sii buona. Quando sarò andato, ricordati che è sempre più difficile essere vedova che moglie. Non bere molti alcolici, non buttare via il denaro, non fumare, non mangiare dolci, non adoperare il rossetto, non comprare un televisore nuovo. Cura le mie rose e tutto il mio giardino alla giapponese, specie d'estate, alla semina. E a proposito, ora che non lo adopero più, disdici l'abbonamento del telefono. William. Mrs. Pearl poggiò l'ultimo foglio dello scritto sul divano accanto a lei. Teneva la bocca piccola, serrata stretta, e c'era una chiazza di bianco intorno alle narici. Già, avresti detto che una vedova, dopo tutti quegli anni, avesse pur diritto a un po' di pace. Il solo pensiero di quella faccenda era disgustoso. Rivoltante e disgustoso. Le dava i brividi. Prese la borsetta e cercò un'altra sigaretta. L'accese. Tirò una grossa boccata e sbuffò il fumo, che invase la stanza. Attraverso quella nube di fumo, intravide il suo nuovissimo televisore. Lucido, grande, appollaiato con una certa aria di sfida e anche soddisfazione su quello che era il tavolo da lavoro di William. Cosa direbbe se lo vedesse? Si chiese. Si soffermò sul ricordo dell'ultima volta in cui lui l'aveva sorpresa a fumare una sigaretta. Era stato un anno prima. E lei stava seduta accanto alla finestra aperta della cucina, quando lui era tornato a casa dal lavoro. Aveva la radio a tutto volume, musica da ballo, e quando si era voltata per versarsi un'altra tazza di caffè, eccolo lì, sulla soglia della porta, grande, grosso e cupo, che la guardava con quegli occhiacci. Al cui centro andava ingrandendosi man mano la nera macchia d'una furia forsennata. Dopodiché per 4 settimane aveva pagato lui personalmente i conti di casa e non le aveva dato soldi, ma naturalmente non sapeva che lei aveva messo da parte più di 6 sterline in una scatola di detersivo nel mobiletto sotto al lavello. «Che cosa c'è?» gli aveva chiesto una volta a tavola alla sera. «Temi che mi venga il cancro ai polmoni?» «Oh no», aveva risposto lui. «E allora perché non posso fumare?» «Perché disapprovo. Per questo». Disapprovava anche i figli e come risultato non ne avevano avuti. E dov'era ora quel suo William? Quel grande disapprovatore? Dov'era? Landy aspettava una sua telefonata. Doveva fargliela. Beh, non proprio. No. Finì la sigaretta e con lo stesso mozzicone ne accese immediatamente un'altra. Lanciò un'occhiata al telefono che stava sul tavolo da lavoro di William, accanto al televisore. William le aveva chiesto di telefonare. Gliel'aveva chiesto in maniera precisa. Doveva chiamare Landy appena letta la lettera. Esitò, lottando con fierezza contro quel vecchio radicato senso del dovere, di cui non osava ancora liberarsi. Poi lentamente s'alzò dal divano e attraversò la stanza fino all'apparecchio sul tavolo. Trovò il numero sull'elenco. Lo formò e attese. «Vorrei parlare con Mr. Landy, per piacere.» «Chi parla?» «Mrs. Pearl, la moglie di Mr. William Pearl.» «Un momento, prego.» Un attimo dopo, Landy era all'altro capo del filo. «Mrs. Pearl?» «Sono io, sì.» Ci fu una brevissima pausa.
Sono molto contento che lei abbia chiamato Mrs. Pearl. Sta bene, immagino, vero? La voce era calma, ferma e cortese. Mi chiedo se può fare un salto qui all'ospedale. Potremmo parlare. Immagino che sia ansiosa di sapere com'è andata. Lei non rispose. Ah, le posso dire subito che è andato tutto bene, molto bene, sotto ogni punto di vista. Molto meglio, in verità, di quanto avessi diritto ad aspettarmi. Non solo è vivo, Mrs. Pearl, ma è cosciente. Ha ripreso coscienza il secondo giorno. Non è interessante? Lei attese che continuasse. E l'occhio vede, ne siamo sicuri, perché abbiamo un immediato cambiamento nel tracciato dell'elettroencefalogramma quando gli piazziamo qualcosa davanti. Oramai gli diamo da leggere il giornale ogni mattina. E quale giornale? Chiese brusca Mrs. Pearl. Il Daily Mirror. I titoli sono più grandi. Detesta il Mirror. Dategli il Times. Ci fu un'altra pausa. Quindi il dottore disse: Benissimo, Mrs. Pearl. Gli daremo il Times. Naturalmente vogliamo fare il possibile per renderlo felice. Felice? Beh, per metterlo a suo agio. Questa è infatti una delle ragioni per cui le proponevo di venire qui al più presto. Credo che vederla gli farà molto bene. Può fargli capire che lei è contenta di trovarsi di nuovo con lui. Non so, sorridendogli, mandandogli un bacio o cose del genere. Per lui non può che essere una consolazione sapere che lei gli è vicino. Questa volta la pausa fu più lunga. Bene, disse Mrs. Pearl alla fine, con voce improvvisamente stanca. Immagino che farò bene a venire a vedere come sta. Magnifico, lo sapevo che sarebbe venuta. L'aspetto. Venga direttamente nel mio ufficio, al secondo piano. A presto. Mezz'ora dopo Mrs. Pearl era all'ospedale. Non dovrà meravigliarsi del suo aspetto, disse Landy mentre le camminava al fianco lungo un corridoio. No, non mi meraviglierò. Sulle prime, per lei, sarà un piccolo shock. Temo che nel suo attuale stato non sia, diciamo così, affascinante. Non lo sposai per il suo aspetto, dottore? Landy si girò a guardarla. Che strana donnetta, pensò, con quei grandi occhi e quell'aria imbronciata e torva. Il viso, che un tempo doveva essere stato molto grazioso, ormai era completamente devastato. La bocca era allentata, le guance flaccide e cascanti, e tutto il volto, nel suo complesso, dava l'idea che fosse andato lentamente a pezzi, attraverso anni e anni d'una piatta vita coniugale. Per un po' proseguirono in silenzio. Proceda lentamente una volta entrata, disse poi Landy. Non si accorgerà che lei è lì finché non si piazzerà direttamente davanti all'occhio. Questo è sempre aperto, però non può muoverlo, quindi il suo campo visivo è molto stretto. Attualmente lo abbiamo puntato verso il soffitto. E naturalmente non sente. Possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ecco, è qui. Landy aprì una porta e la fece passare in una stanzetta quadrata. Non mi avvicinerei troppo subito, disse poi, poggiandole una mano sul braccio. E si fermi qui un attimo con me finché si sarà abituata. C'era una grossa ciotola di ferro smaltato bianco, più o meno delle dimensioni di un catino, piazzato su un alto tavolo bianco al centro della stanza, e ne venivano fuori una mezza dozzina di tubicini di plastica. Questi erano collegati con tutta una serie di tubi di vetro, nel quale si vedeva scorrere il sangue su e giù dalla macchina del cuore. Questa poi pulsava con un lieve suono ritmico. È lì dentro,
spiegò Landi indicando il bacile, che era troppo in alto perché lei potesse guardarci dentro. Si avvicini un pochino, e non troppo però. Le fece fare due passi avanti. Allungando il collo, Mrs. Pearl ora poteva vedere la superficie del liquido dentro il bacile. Era limpido e immobile, stagnante, e sopra vi galleggiava una piccola capsula ovale delle dimensioni di un uovo di piccione. «Quello lì è l'occhio», spiegò Landi. «Lo vede?» «Sì, per quel che ne sappiamo, è ancora in perfette condizioni. È l'occhio destro e il contenitore di plastica ha sopra una lente simile a quelle degli occhiali che adoperava lui. In questo momento è probabile che veda bene come prima. Il soffitto non offre una gran vista», osservò Mrs. Pearl. «Oh, non si preoccupi. Stiamo elaborando un vero e proprio programma di divertimenti per lui. Ma agli inizi vogliamo essere cauti. Dategli un buon libro. Ah, glielo daremo. Si sente bene, Mrs. Pearl? Sì. E allora avanzi un altro pochino. Vuole? Così vedrà tutto». La fece avanzare finché furono a un paio di passi dal tavolo. Ora lei poteva guardare dentro al bacile. «Ecco», disse Landi, «quello è William». Era più grosso di quanto lei s'aspettava e di colore più scuro. Per via di tutti gli incavi e le crepe di cui era coperto, le ricordava un'enorme noce. Riusciva a vedere gli spuntoni delle quattro grosse arterie e delle due vene che sporgevano dalla base e la maniera precisa con cui erano collegati ai tubicini di plastica. Ad ogni pulsazione della macchina del cuore, tutti i tubicini sobbalzavano all'unisono mentre il sangue li attraversava. «Dovrà sporgersi un poco e piazzare il suo grazioso viso proprio sopra l'occhio», disse Landi. «Così la vedrà e lei potrà sorridergli e mandargli un bacio. Se fossi in lei, gli direi anche qualcosa di carino. Non la sentirà, è vero, ma sono sicuro che il concetto la afferrerà». «Odia che gli si mandino baci», osservò Mrs. Pearl. «E se non le dispiace, faccio a modo mio». S'accostò al tavolo e si sporse in avanti finché la sua faccia fu dritto sopra il bacile e guardò dritto nell'occhio di William. «Ciao, caro», sussurrò. «E sono io, Mary». L'occhio, lucido come non mai, la guardava con strana e fissa intensità. «Come stai, caro?» Tutt'intorno la capsula di plastica era trasparente e così si vedeva l'intero globo oculare. Il nervo ottico che ne collegava la parte inferiore al cervello sembrava un corto spaghetto grigio. «Ti senti bene, William?» Faceva una strana impressione guardare nell'occhio del marito senza la faccia tutto intorno. Praticamente vedeva solo l'occhio e continuò a fissarlo finché, a poco, prese a ingrandirsi sempre più e fu l'unica cosa che lei riusciva a vedere. Una specie di faccia in sé. C'era tutta una rete di venuzze rosse sulla sua superficie e nell'iride azzurro ghiaccio c'erano tre o quattro striscette abbastanza scure che si irradiavano dal centro della pupilla. Questa era grande e nera, con, sul lato, il riflesso di un piccolo lampo di luce. «Ho ricevuto la tua lettera, caro, e sono venuta immediatamente a vedere come stai. Il dottor Landi dice che te la cavi benissimo. Forse, se parlo piano, leggendomi le labbra, potrai capire parte di quello che dico». Non c'erano dubbi. L'occhio non le si staccava di dosso. «Si prendono molta cura di te, mio caro. Fanno l'impossibile. Questa bellissima macchina
non fa che pompare in continuazione. E sono sicura che va molto meglio di quei vecchi affari che sono i nostri cuori. Quelli possono venir meno da un momento all'altro. Il tuo, invece, può andare avanti all'infinito. Stava studiando attentamente l'occhio, cercando di capire a cosa era dovuto quel suo aspetto poco normale. «Mi sembri in gran forma, mio caro, proprio in gran forma, davvero!» Sembrava persino quell'occhio, molto più bello di quello che erano stati i suoi occhi. C'era un che di dolce in esso, una calma, una serenità che lei non vi aveva mai visto fino allora. Magari dipendeva da quella macchia al centro, dalla pupilla. Le pupille di William erano delle semplici teste di spillo, piccole e nere. Brillavano nel guardarti, t'arrivavano al cervello, ti vedevano in trasparenza e sapevano sempre che cosa stavi facendo, cosa stavi tramando, persino che cosa stavi pensando. Quella nella quale stava guardando adesso, invece, era grande e dolce e mite, come quasi quella di una vacca. «Lei è sicuro che è cosciente?» chiese senza voltarsi. «Ah, certo, coscientissimo», rispose Landi. «E mi vede?» «Perfettamente». «Ma non è meraviglioso, allora?» «Immagino che si stia chiedendo cosa è successo». «Ah, niente affatto. Sa benissimo dove si trova e perché vi si trova. Non può assolutamente esserselo dimenticato». «Intende dire che lui sa veramente di trovarsi in quella specie di catino?» «Certo, e se solo avesse la possibilità di parlare, probabilmente potrebbe avere in questo stesso istante una conversazione del tutto normale con noi. Per quanto immagino, non dovrebbe esserci assolutamente nessuna differenza dal punto di vista mentale tra questo William e quello che conosce lei». «Oh, santo, santissimo cielo!» esclamò Mrs. Pearl e si soffermò a riflettere su quell'aspetto interessante della cosa. «Sai», si disse poi, tornando a guardare l'occhio, fissando quella gran noce polposa e grigia che se ne stava tranquillamente nel liquido del bacile, «non sono affatto sicura che non lo preferisca così com'è ora. In realtà, con questo tipo qui di William, potrei viverci benissimo, mi ci adatterei». «È taciturno, vero?» disse. «Naturalmente, non può essere che taciturno». «Niente discussioni, niente critiche», pensò lei, «niente continui rimproveri, niente regole da rispettare, niente bando sul fumo, niente freddi e disapprovanti occhi che ti guardano da dietro un libro la sera, niente camicie da lavare e stirare, niente pasti da cucinare. Niente, solo il pulsare di quella macchina, che comunque era un rumore abbastanza consolante e certamente non tanto forte da disturbare la televisione». «Dottore», disse ad un tratto, «credo che così all'improvviso comincio a provare un enorme affetto per lui. Le sembra strano?» «Ah, lo trovo comprensibile». «Ah, mi sembra così inerme e impotente, poggiato lì, in quel liquido in silenzio, dentro un catino». «Sì, lo so». «È come un neonato. Ecco cos'è, è esattamente come un neonato». Landi rimase in silenzio alle sue spalle. Guardava William. «Sì», esclamò lei, a voce non alta, guardando nel bacile. «D'ora in poi Mary si prenderà cura di te. Farà tutto da sola.
e tu non avrai niente al mondo da preoccuparti. Quando posso portarmelo a casa, dottore? Prego. Ho detto, quando posso portarmelo a casa. Sta scherzando? Lei si girò lentamente e guardò dritto negli occhi Landi. E perché dovrei scherzare? Chiese. Era raggiante in viso. Aveva gli occhi tondi e lucenti come due brillanti. Non è possibile muoverlo. Non vedo perché. Questo è un esperimento, Mrs. Pearl. E lui è mio marito, dottor Landi. Uno strano sorrisetto nervoso comparve sulle labbra di Landi. Beh, fece. È mio marito, sa? Non c'era rabbia nella sua voce. Parlava con calma, come se stesse ricordandogli un semplice particolare. È un po' un pasticcio, disse Landi umettandosi le labbra. Lei ora è vedova, Mrs. Pearl. Credo che dovrà rassegnarsi all'idea. Di colpo lei si allontanò dal tavolo e andò alla finestra. Dico sul serio, disse cercando una sigaretta nella borsa. Lo voglio indietro. Landi la guardò mentre si infilava la sigaretta tra le labbra e l'accendeva. A meno che non si sbagliasse di grosso, si disse. C'era qualcosa di strano in quella donna. Sembrava quasi contenta che il marito si trovasse in quel bacile. Provò a immaginare cosa avrebbe provato lui se quello fosse stato il cervello di sua moglie e l'occhio di lei lo fissasse da quella capsula. Non gli sarebbe piaciuto per niente. «Vogliamo tornare nel mio ufficio ora?» disse. Mrs. Pearl stava ancora davanti alla finestra, molto calma e rilassata apparentemente, e fumava. «Sì, va bene». Nel passare davanti al tavolo si fermò e si sporse ancora una volta sul bacile. «Mary ora se ne va, tesoro», disse. «Stai tranquillo, capito? Non hai niente da preoccuparti. Ti riporteremo a casa appena possibile. Così potrò prendermi cura di te». «E sta a sentire, mio caro». A quel punto si interruppe e si portò la sigaretta alle labbra con l'intenzione di tirare una boccata. Immediatamente l'occhio mandò un lampo. In quel momento lei stava fissandolo e lì, dritto al centro, vide un piccolissimo ma brillantissimo lampo di luce. La pupilla si contrasse, divenne una punta di spillo nera, un concentrato di rabbia. Sulle prime lei non si mosse, rimase china sul bacile, tenendo la sigaretta accostata alle labbra e fissava l'occhio. Poi, lentamente, deliberatamente, tirò una lunghissima boccata. Inspirò profondamente e trattenne il fumo un 3-4 secondi. Poi, all'improvviso, le uscì dalle narici in un paio di piccoli getti che colpirono la superficie del liquido nel bacile, avvolgendo l'occhio in una densa nube azzurra. Landi in quel momento era sulla porta e le volgeva le spalle. Stava aspettandola. «Venga, Mrs. Pearl», disse. «Non avere quell'aria indispettita, William», disse lei a bassa voce. «La rabbia non fa bene». Landi girò il capo per vedere cosa stesse facendo. «Non più, vero?» bisbigliò lei. «Perché d'ora in poi, tesoruccio, farai esattamente quello che ti dice la tua Mary, capito?» «Mrs. Pearl», chiamò Landi avvicinandolesi. «Quindi non fare più il cattivo, tesoruccio mio, d'accordo?» disse ancora lei tirando un'altra boccata. «I ragazzi cattivi vengono puniti molto severamente al giorno d'oggi. Dovresti saperlo.
Landy le era accanto adesso. La prese per un braccio e fece per tirarla via, gentilmente ma con decisione, dal tavolo. «Arrivederci, mio caro!» esclamò lei. «Torno presto!» «Basta così, Mrs. Pearl!» «Non è un amore!» fece lei guardando Landy con occhi accesi. «Una dolcezza! Non vedo l'ora di averlo a casa!»